Polemiche alla presentazione del corso mascherato di Rieti. Il sindaco Petrangeli e l'associazione Carristi confermano il corso mascherato il 5 marzo, nel periodo di Quaresima, quando le feste di Carnevale sono finite il 28 febbraio, giorno di Martedì Grasso. Infuriati i negozianti del centro storico perché il corso mascherato è saltato durante le feste di Carnevale ed è stato poi tutto dirottato vicino a un centro commerciale. E poi ci chiediamo perché il centro storico e la piazza stanno morendo, dichiarano i commercianti di Via Roma. Fa discutere poi che del budget del comune, degli sponsor del Carnevale, oltre 30.000 euro, sembrerebbe soltanto 1.000 verranno devoluti ai terremotati. Avevano detto che il Carnevale a Quaresima si faceva solo per devolvere l'intero incasso dei contributi ai terremotati e invece oggi si scopre che di tutti i contributi solo 1.000 euro verranno devoluti alle popolazioni del sisma di Amatrice, Accumoli ed Arquata. Si svolgerà il 5 marzo nella zona di Città Giardino, quindi con il consueto giro di Viale Matteucci e delle strade limitrofe. Siamo molto contenti perché quest'anno abbiamo costruito una rete istituzionale e di associazioni, di aziende private importante che ci permetterà di accogliere in città tantissimi carri mascherati che verranno da tutta la provincia. Per questo abbiamo deciso di intitolare questa edizione del Carnevale Reatino il Carnevale dei Carnevali e anche per questo abbiamo deciso di organizzare la manifestazione il 5 marzo e quindi dopo la conclusione ufficiale dei festeggiamenti, perché era l'unico modo per ottenere la partecipazione di tutte le associazioni di carristi sparse nel resto della provincia. Quest'anno abbiamo presentato un progetto al Comune di Rieti che ci è stato accolto. Questo progetto ha un significato particolare che nasce dal 24 agosto, il 30 di ottobre e un po' tutti i giorni, perché spesso la gente guarda in aria se si muove un lampadario. Allora abbiamo pensato che forse era importante fare un carnevale, fare un giorno di festa un po' tutti insieme, raccogliere un po' tutta la partecipazione della popolazione che è stata colpita da questo sisma.